Si dividono la posta in palio vastese e recanatese. All'Aragona termina 0-0 dopo una gara combattuta a viso aperto ed equilibrata fino alla fine. Ma andiamo per ordine dei biancorossi. Mister D'Addario schiera il consueto 4-3-3 con Diallo fermo ai box per infortunio e al suo posto sulla fascia sinistra di difesa gioca Tancredi. Nei marchigiani squadra capolista Pesaresi schiera uno speculare 4-3-3. Parte dal primo in attacco l'ex Giampaolo. Pronti partenza e via ed è subito pericolosa la squadra di casa con una conclusione velenosa da fuori al primo minuto che scalda i guantoni di Urbietis. Pressione alta della Vastese che ci riprova all'ottavo con un destro di Alessandro. L'estremo ospite si oppone in maniera efficace anche se rivedibile dal punto di vista stilistico. La risposta della Recanatese arriva al dodicesimo con una conclusione di Minicucci. Di Rienzo blocca in sicurezza. Minuto 24, Giampaolo si gira in un lampo e fa partire una conclusione velenosa che va di poco a lato. Al 31esimo Minicucci va di testa su cross di sbaffo, palla alta, ma il numero 7 protesta per una presunta spinta in area di rigore al momento della conclusione. Il direttore di gara lascia correre. Da qui a fine primo tempo non succede altro. Con le immagini di Edoardo D'Addario passiamo alla ripresa. Al 17esimo Senigallesi sale in cattedra, prima ci prova con una bordata da fuori sulla quale Di Rienzo si fa trovare pronto e respinge. Un minuto dopo si divora un gol clamoroso con l'estremo di casa che si salva sulla conclusione debole e poco angolata. Al 29esimo gli ospiti passano in vantaggio con sbaffo, ma l'arbitro annulla la marcatura per un fallo in attacco su Tancredi. Al 30esimo finalmente si vede la Vastese con Alessandro che non riesce a superare l'estremo marchigiano in uscita disperata per l'attaccante, mani tra i capelli per l'occasione divorata. E questa è l'ultima azione della gara che termina in parità. La Recanatese sale a quota 58 e resta in testa alla classifica. La Vastese va a quota 43 in piena corsa playoff. Mister D'Addario, un buon pareggio contro la Recanatese non era facile e siete soprattutto in piena corsa playoff. Ma abbiamo fatto una buona prestazione, la prestazione è stata di livello, ce la siamo giocata con loro contro una squadra dove i numeri parlano non chiaro, chiarissimo, una squadra che subisce 5 reti fuori casa in tutto il campionato e vince 8 volte, vuol dire che è una squadra di tutto rispetto, vuol dire che ha dei giocatori forti, è una squadra che sa quello che vuole. Anche gli altri risultati vi stanno aiutando, tutte le abruzzesi insomma non sono andate benissimo in questo turno. Ma io guardo l'aiuto che mi do io, mi devo autoaiutare per fare la prestazione. Qui abbiamo giocato noi, non ha giocato nessuna dell'Abruzzo o delle Marche o di altra o del Molise. Noi ci siamo giocati la partita, ce la siamo giocata anche contro il Tolentino e non è andata bene. Oggi è andata bene, quindi dobbiamo essere contenti che pur avendo preso un punto sono contento della prestazione. Mister Pesaresi, 0-0 con la Vastese, partita equilibrata fino alla fine, vi è mancata qualcosa per portarla a casa? Sì, siamo stati un po' imprecisi negli ultimi metri, però ripeto, come ho già detto prima ai colleghi, abbiamo fatto un'ottima prestazione contro una squadra ben messa in campo, una squadra rognosa, una buona squadra, quindi pareggio ci può stare, dai. Manca poco alla fine del campionato, siete lassù, ora bisogna insomma non vanificare tutto. Ma il nostro percorso è da agosto che siamo partiti, sappiamo qual è quello che dobbiamo fare, con umiltà ci prepariamo sempre al massimo ogni settimana. Oggi la squadra ha fatto una grande prestazione secondo me, quindi ci portiamo a casa questo punto e va bene così.